come se c'è tanta rabbia, anche delusione, perché avete creato tante palle gol lì davanti, però il Teramo esce sconfitto. Sì, più che delusione c'è molta rabbia, perché abbiamo esposto una buona gara e loro hanno fatto due occasioni e quelle due occasioni ci hanno colpito, che a mio parere, come io l'ho espresso anche in campo, era fuori gioco. Poi può darsi che mi sbaglio io e chiedo scusa, però se ha sbagliato l'arbitro non accetto certi errori, perché in questo momento ci stiamo giocando una categoria e chi deve dirigere la gara deve essere più pronto, più sicuro dei propri mezzi. Magari più pronto anche a tirar fuori i cartellini, visto l'atteggiamento ostruzionistico continuo dei vostri avversari. Esattamente, perché io non concepisco. Primo tempo abbiamo perso 8-10 minuti e dai 3 minuti di recupero. Secondo tempo abbiamo perso 15 minuti e dai 5 minuti di recupero. Bisogna avere un equilibrio una partita. Poi non è colpa dell'arbitro, perché campo ci andiamo noi. L'abbiamo preparata sinceramente molto bene in settimana. Poi il fattore in campo, ci sono situazioni che non puoi preparare, perché il campo tu prepari A, poi può succedere C. Però non posso dare a colpa a nessuno, però è stato un episodio che ci ha fatto perdere la partita, perché loro è entrato nel loro binario, perché loro era mettersi dietro e perdere tempo dopo. Non cambia niente, anzi ci fa arrivare più rabbia per andare a affrontare Albino, perché questi sono punti persi, perché da fuori non dava la sensazione che si poteva perdere questa partita. Poi purtroppo è andata così. Adesso 4 gare a chiudere il mese di marzo con squadre che come voi lottano per un posto al sole. Si deciderà, si potrà decidere qui il campionato, il tipo di campionato del Teramo? Sì, soprattutto, però rispetto a 6 mesi fa penso che siamo una squadra molto attrezzata anche a livello caratteriale, di personalità, di leadership, quindi non ci spaventano queste partite. Ecco, a proposito di personalità, Gomis, ti volevo chiedere, forse si è avuta l'impressione che il Teramo fosse un po' tra virgolette presuntuoso inizialmente in questa partita proprio contro la Fermana, una squadra che si sa che colpisce in contropiede. Voi avete, forse potevate un attimino aspettarlo un po' di più, oppure no, l'avevate preparata proprio così? No, l'abbiamo preparato così, perché da gennaio, come ripetevo, la consapevolezza dei mezzi può apparire presunzione, però se hai la consapevolezza dei tuoi mezzi non puoi aver timore, quindi noi non avevamo timore di chi affrontavamo.